tutti e bentornati sul canale. Oggi vi registro un video che secondo me verrà lunghissimo, ma spero proprio di no, ed è il video dei prodotti terminati del periodo. Vi faccio subito vedere che ho una busta pienissima di prodotti. Infatti comincio subito perché davvero altrimenti questo video durerà un'eternità. Nel frattempo ho ridotto un po' la luminosità per farvi vedere meglio i prodotti. Allora cominciamo subito perché davvero sono troppi. Il primo che vi faccio vedere è questo sapone intimo della Shein, famosissimo davvero. Di questo sapone ne sento parlare da anni. Purtroppo è fuori produzione, me ne dispiace un sacco. Comunque è un sapone che, oltre ovviamente per le parti intime, io utilizzavo per lavare il viso dopo che mi ero struccata, ed era davvero davvero ottimo. Mi purificava davvero tanto la pelle senza seccarla, ed è davvero un peccato che il Lidl non vende più questo sapone. Mi dispiace un sacco perché altrimenti l'avrei sicuramente ricomprato. Altro prodotto con buon inci, ma in questo caso bio, che ho preso appunto alla bioprofumeria, è questo latte detergente però con risciacquo della So Bioetic. Allora, questo è consigliato per le pelli secche, infatti l'ho usato molto durante l'inverno e mi dispiace un sacco che mi è terminato perché davvero è un ottimo prodotto. Dovete massaggiarlo bene nella pelle perché altrimenti non avete la sensazione che vi ha pulito a fondo la pelle, però se massaggiate bene con un po' d'acqua calda questo pulisce davvero benissimo. Il prossimo è uno shampoo ed è questo qui della Restivoil, che mi è stato consigliato dal mio dermatologo per cute sensibile, perché io ho la cute molto grassa e molto sensibile. Questo shampoo non è semplicissimo da usare, vi dico la verità. A me sinceramente non piace molto, però mi rendo conto che è l'ideale per la cute sensibile perché non produce schiuma. Perché non so se lo sapete, ma i prodotti che fanno molta molta schiuma solitamente sono anche molto aggressivi. Questo invece non fa schiuma ed è come un olio da massaggiare bene sulla cute. Ma proprio il fatto che sia un olio vi rende difficile lo sciacquarlo bene dai capelli. Infatti spesso e volentieri avevo anche la sensazione che i capelli non fossero ben puliti. Però questo, diciamo, è il tipico prodotto che viene utilizzato per situazioni molto specifiche, come appunto quando avete un problema alla cute. Per questo non lo ricomprerò, ma nel caso dovessi avere di nuovo molti problemi alla cute sicuramente lo riprendo. Ho poi terminato il tonico della Anthos, questo è quello rassodante per pelli secche. Ho provato anche quello per pelli grasse, che mi era piaciuto molto di più, nonostante io ho la pelle secca. Trovo che questo tonico non faccia praticamente niente. Sì, non fa praticamente niente secondo me. Infatti appena ho modo vado sicuramente a riprendere quello per pelli grasse. Mi sono resa conto che ho finito davvero un quintale di prodotti. Allora, il prossimo che vi faccio vedere è questa crema dell'Avril per pelli secche e sensibili. Questa crema non mi è piaciuta totalmente, ma davvero totalmente. L'ho presa perché in quel periodo avevo la pelle secchissima, ma davvero che mi si squamava ogni 5 minuti e quindi avevo bisogno di qualcosa di super idratante, ma questa crema non idrata quasi nulla, ha anche una consistenza molto pesante che non si assorbe facilmente, in più l'odore non era neanche così buono, se devo essere sincera. Ho terminato anche tanti altri prodotti della Shein e cominciamo subito da questa crema viso che mi è piaciuta un sacco, è quella alla rosa selvatica notturna per pelli secche. Questa mi è piaciuta e sicuramente la ricompro. E inoltre anche il contorno occhi al melograno. Sinceramente mi è piaciuto di più quello alla rosa, quindi questo non lo ricomprerò, ma sappiate che anche questo è un ottimo contorno occhi. Leggermente più pesante, quindi non va bene come base prima del make-up, però come contorno occhi notturno non è affatto male. E come non parlare anche di questo latte detergente della Shein, famosissimo anche questo, che mi è stato consigliato dalla mia amica Valentina, che saluto. E l'ho già ricomprato, quindi vi posso assicurare che è davvero ottimo. Sempre per quanto riguarda gli struccanti, ho finito questo struccante waterproof della L'Oreal. Mi è piaciuto abbastanza, però sinceramente non lo ricomprerò perché mi trovo molto meglio con quello della Shein, che è anche molto più economico. Questo strucca molto bene le tinte labbra, ma lascia sempre una patina leggermente oleosa che a me sinceramente non piace molto. E non può mancare nel mio video dei prodotti terminati uno shampoo della Batiste. Io mi trovo benissimo, davvero, questa marca mi piace un sacco.
ne ho già altri 3 di scorta, quindi potete immaginare che è un prodotto che ricomprerò all'infinito. Ho poi terminato questa piccola travel size del struccante waterproof della Sephora, che mi ero portata in viaggio a Lucca quando c'è stato il Lucca Comics, e mi è piaciuto molto. Non lo compro perché ho già altri struccanti molto più economici che mi piacciono, però questo ve lo consiglio perché è davvero ottimo. Ho anche un po' di campioncini perché li ho utilizzati parecchio. Allora, il primo è questo della Biofficina Toscana e sarebbe il detergente delicato che io ho usato sul viso e mi è piaciuto molto. Il secondo campioncino, che in realtà è una maschera viso, è di questa marca che non so pronunciare bene, Ziaia? Non lo so, ed è quella all'olio di oliva, e questa marca la trovate su Maquilaria. Questa maschera è ottima per le pelli secche, infatti la sto usando un sacco in questo periodo che è davvero la pelle squamata. Ho terminato anche questa crema mani, che è del Giardino dei Sensi, all'orchidea. Non mi è piaciuta molto come crema mani per il fatto che la consistenza è molto corposa, ma non la trovo così idratante. In più la profumazione è molto forte e sinceramente prima di andare a dormire mi danno molto fastidio le profumazioni, specialmente sulle mani. A malincuore, perché non l'ho terminato questo prodotto ma è ormai andato a male, è questo burro della Love the Planet al bergamotto. Questo prodotto l'ho comprato dal sito Ecobelli, se non erro, e non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto perché, vabbè, l'odore è andato proprio a male, quindi fa veramente schifo, ma mi ricordo che anche quando era nuovo di zecca l'odore non mi piaceva molto. E poi è scomodissima la confezione, che vedete, cioè è difficile comunque tirar fuori il prodotto, specialmente quando comincia a essere abbastanza consumato, e in più non l'ho trovato neanche così idratante, quindi questo davvero non lo ricomprerò mai. Ho finito ben 4 prodotti per l'idratazione delle labbra. Allora, 2 sono il mio burro cacao preferito della Vivi Verde, super economico, io mi ci trovo da Dio, lo uso sempre, mi piace da anni e lo ricompro di continuo. Quando non trovo quello della Vivi Verde, solitamente vado su questo dei Provenzali all'Argan. Idrata molto bene, l'unico problema è che è molto duro, quindi diciamo che in estate l'ho riuscita ad usare molto facilmente, ma in inverno diventa molto dura da applicare sulle labbra, però è davvero un buon burro cacao e vi idrata bene. E ultimo, questo piccolo prodotto che sarebbe un olio idratante della Clarin. E mi è piaciuto molto, l'unico problema è che ho visto sul sito del Sephora che la full size costa veramente un sacco, quindi sinceramente non lo ricomprerò per quel motivo, ma altrimenti era davvero un ottimo olio, mi è piaciuto un sacco, soprattutto perché mi aiutava molto anche ad esfoliare le labbra. Ci siamo quasi, ci sono ancora un bel po' di prodotti, ma vado più veloce che possa. Allora, il prossimo è questo makeup remover della Benefit, che mi era uscita con l'eyeliner, se non erro. Secondo me è il classico prodotto che sì, è efficace, ma costa troppo per i miei gusti, e ne trovate di tanti altri molto più buoni e economici in commercio, però mi ci sono trovata bene. Un'altra crema che mi piace un sacco è questa qui della Cartier, ed è quella alle creste marine anti-age. Vabbè, io non ho le rughe, quindi non posso dirvi per quanto riguarda il fattore anti-age, però è una crema molto molto buona e super idratante. Questa la uso specialmente durante i viaggi perché ha un formato così piccolo che posso metterla nel bagaglio a mano, e l'ho anche utilizzata come contorno occhi e non mi è dispiaciuta per niente, quindi questo prodotto se ho modo lo ricompro sicuro. Ho poi terminato e devo buttare questa testina del Clarisonic, che se non erro è quella per pelli sensibili. Mi piace un sacco e se non lo utilizzate tutti i giorni vi può durare fino a 6 mesi, quindi non seguite le indicazioni che vi dicono che dopo 3 mesi dovete buttarlo, perché assolutamente no, è uno spreco di soldi. Questo è ottimo per le pelli secche, ve lo consiglio davvero tanto questa testina. Adesso passiamo subito ai prodotti make-up che ho terminato, e ne ho terminati un bel po'. Allora, il primo che vi faccio vedere è questo eyeliner della Sephora. Ce ne sono diversi, il mio è il Doe-Eyed e non mi è piaciuto assolutamente, non scrive praticamente nulla, è proprio il classico eyeliner in penna che dopo neanche 10 utilizzi comincia a non scrivere più, non mi è piaciuto per niente. Poi anche il pennino non è che fosse dei più sottili, quindi davvero
questo prodotto non lo comprate perché secondo me non ne vale la pena. Altro prodotto, questa volta uno dei miei preferiti, che se n'è andata tutta la scritta, è questa colla per ciglia finte della marca Dupe, se non erro, si dovrebbe chiamare, ed è quella super hard. Questa l'ho presa in Giappone, ma se non ricordo male si trova anche su eBay, e davvero questa colla vi riesce a tenere le ciglia finte perfettamente per tutto il giorno. Infatti ne ho già uno di scorta che ho preso durante l'ultimo viaggio in Giappone. Ho poi finito questo correttore della marca Nabla, che mi è piaciuto molto perché ha una bellissima consistenza. Il problema principale è che è troppo aranciato per una pelle chiara come la mia, quindi anche se il correttore è più chiaro lascia sempre un velo aranciato, non copre mai perfettamente tutta l'occhiaia bluastra, quindi ho sempre bisogno di applicarne un secondo correttore di un colore beige per comunque, diciamo, aggiustare il colore, ed è questa la ragione per cui non lo ricompro, ma come correttore è davvero valido. Un altro prodotto che butto più che altro perché si è rovinato è questo lip gloss della Essence, di una vecchissima vecchissima collezione che si chiama Ballerina Backstage, e come potete vedere l'ho usato davvero tantissimo, fino alla fine lo butto perché ha cambiato profumazione e adesso fa schifo, quindi è sicuramente scaduto. Però mi piaceva un sacco perché lasciava un bel velo di colore molto molto pigmentato, quindi questo colore che vedete così scuro effettivamente era così anche sulle labbra. E questi ultimi due prodotti sono davvero i miei preferiti in assoluto. Allora, il primo è questo eyeliner precisione della Deborah, è quello normale, non quello waterproof, e lo compro da almeno 5 anni e mi continua a piacere un sacco. Davvero, questo ve lo consiglio tanto. Altro prodotto super preferito è questa BB cream della Skin Food, che ho usato tantissimo, specialmente in estate perché ha il fattore di protezione solare. Questa sicuramente la ricomprerò perché davvero mi piace un sacco e costa meno di 10 euro su eBay. Ed è tutto per questo lunghissimo video, spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. E noi ci vediamo al prossimo video e fatemi sapere se avete provato qualcosa di questi prodotti e che cosa ne pensate. Ciao!